partiremo comunque all'alba, però partiremo al minuto dell'alba, quello che sarà il 6 giugno, quindi alle 5.31, perché noi andiamo a cercare l'alba in ogni città e quindi partiremo a quel minuto lì, di quell'alba lì, di quel giorno lì. Rifaremo praticamente il percorso dell'anno scorso con alcune varianti, toccando tutti i punti più belli del centro storico di Bologna. Il percorso sarà di circa 12 km, partiamo da Piazza Carducci appunto alle 5.31 e ritorneremo nell'arco di un'oretta con questo bel giro che appunto toccherà le parti più belle del centro storico. Alla fine ci gusteremo tutti insieme un piccolo ristoro biologico e un caffè per concludere la mattinata. Iniziative come queste sono importantissime per ribadire che la bicicletta è anche un mezzo per scoprire una città nascosta, una città più bella, una città più vivibile, per contribuire a renderla più vivibile, più respirabile, più bella, ma anche un modo appunto per, in particolare, visto l'orario, scoprirla nelle sue sfumature, nelle sue luci più diverse e più impensabili. Quindi l'invito davvero a tutti i bolognesi di esserci per vedere con un'altra ottica, con un'altra luce, la bicicletta e la città. Tu l'hai fatta anche l'anno scorso, il percorso sarà più o meno uguale a quello di quest'anno. Che cosa vuoi dire da ciclista, diciamo, a fare una biciclettata alle 5:30 del mattino? Ma come dire, è davvero una cosa particolare questa, è una cosa particolare perché noi che normalmente siamo abituati a pedalare in mezzo al traffico, in mezzo comunque a quello che è lo svolgimento della vita quotidiana, svegliarsi all'alba e partire proprio quando come dire, sorge proprio il sole, sorge l'alba, lo dice la denominazione stessa della manifestazione, e ritrovarsi padroni della città è davvero una sensazione unica, soprattutto ritrovarsi padroni del centro storico di Bologna, che è qualcosa veramente di ineguagliabile, credo che abbia pochi paragoni, pochi competitor al mondo simili assolutamente. Lo spirito è quello di cercare di avvicinare il più possibile le persone al mondo della bicicletta, ma non principalmente per uso sportivo, perché alla fine fare 10 km non è niente, e quindi cercare di avvicinare il più possibile le persone che magari pensano che usare per piccoli spostamenti la bicicletta sia un qualcosa di difficoltoso, di problematico. Una cosa che piace molto alle amministrazioni è che quando la città si sveglia di voi non c'è più traccia. Assolutamente, assolutamente. Alle 7 sarà tutto già finito e la città la riconsegneremo al suo traffico di tutti i giorni.